Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati sulla TV dei numeri. Io sono Drake e vi auguro una buona visione per questo vlog. Che poi mi fa davvero ridere il fatto che io abbia fatto un vlog. Perché di solito i vlog li fanno la gente molto famosa e gli youtubers con molti iscritti. Non gente come me che ne ha a malapena 1500. Però nonostante il fatto che 1500 sia un numero di iscritti relativamente basso, perché comunque 1500 persone sono sempre 1500 persone che ti seguono, ho voluto fare questo video per dirvi le novità che stanno per arrivare sul canale. In particolare in questo video andremo a parlare di comunicazione tra me e voi, ossia i modi in cui noi possiamo parlare, i modi in cui voi potete scrivermi. 2. Nuove serie che stanno per arrivare sul canale. E 3. Una domanda che mi fate tantissimo nei commenti e nelle live, ossia: ma perché ti chiami TV dei numeri? Insomma, andremo ad affrontare tutti questi tre punti, partendo dal primo. Allora ragazzi, effettivamente come modo di comunicare noi abbiamo solo il mio indirizzo email e i commenti di YouTube. Allora ragazzi, ho deciso di creare una pagina Facebook del mio canale. La pagina Facebook è già stata creata, trovate il link in descrizione e si chiama TV dei numeri. Utilizzerò ragazzi questa pagina per dire, per esempio: ragazzi, oggi giorno venerdì 26 dicembre live alle ore 19 sul mio canale. Perché molti infatti mi chiedono: Drake, ma quando farai la prossima live? Drake, ma quando è che esce il prossimo video? Drake, ma quando è che fai lì? E effettivamente io non posso pubblicare un video su YouTube dove dico soltanto: ragazzi, oggi faccio la live. E allora ho deciso di fare questa pagina Facebook soprattutto per dirvi le novità sul canale, quando esce un video, quando faccio una live. Infatti ragazzi, ho deciso che dedicherò parte del mio tempo ogni giorno a leggere i vostri messaggi e a rispondervi. Mi potete scrivere qualsiasi cosa, consigli di deck, mi potete scrivere magari dei vostri problemi, se avete qualche problema, roba varia, qualsiasi cosa me lo potete scrivere. Mi potete dire magari quando faccio un buon video, un video che effettivamente funziona, mi potete dire: bravo Drake. E mi potete dire soprattutto: guarda Drake, in questo video tu hai sbagliato per questo motivo, questo motivo, questo motivo. È già tanto se non ti fuciliamo in massa. Mi potete anche offendere ragazzi, potete dire anche: mamma mia quanto sei brutto, per favore metti una censura sulla tua faccia. Però ecco ragazzi, magari gli insulti andateci piano, perché so che me ne volete mandare tanti. Però ecco, magari gli insulti andiamoci un po' piano, almeno all'inizio, almeno mi ambiento un pochettino, ecco. Insomma ragazzi, ho creato un vero e proprio canale di comunicazione tra me e voi in cui potete scrivermi davvero quello che volete e anche rimanere aggiornati su quello che sto facendo sul canale. Poi sì, ogni tanto io già mi vedo che invio tipo un selfie, che posto oppure una foto di una torta che sto mangiando o cazzate varie, anche questo, non lo nego, già lo anticipo, anche questo troverete sulla pagina. Ok ragazzi, andiamo sul secondo punto e parliamo delle serie che arriveranno sul canale. Allora, premetto che Clash Royale la voglio far rimanere la serie principale, cioè porterò sempre tanti video di Clash Royale, tanti. Infatti devo fare la Road to 4500 coppe, voglio portare altri chest opening a stufo perché voglio potenziarmi, voglio fare le live su Clash Royale perché dobbiamo trovare un baule super magico o anzi un baule leggendario in live, voglio darvi consigli e vi voglio far vedere le combo più usate su determinate carte. Però effettivamente qualcuno di voi mi ha fatto notare che portare solo Clash Royale, sì, è bello, funziona, però qualcuno magari vorrebbe vedere anche qualcos'altro oltre Clash Royale. E allora ragazzi, dato che a me per prima cosa mi piace fare intrattenimento, cioè a me mi piace intrattenere, mi piace far divertire la gente, ho deciso di accogliere questa proposta e vi comunico che dal 2017 arriverà sicuramente un'altra serie, ossia Dead by Daylight. Ragazzi, mi sto attrezzando anche col computer per fare in modo che lo regga, insomma sto un attimo, mi sto organizzando, però dal 2017, cascasse il mondo, arriverà Dead by Daylight. Non so con che frequenza lo porterò, in base anche ai vostri feed. Comunque Clash Royale rimarrà la serie principale, non abbiate paura. Magari alternerò anche dei vlog, ma proprio di tanto in tanto, è tipo uno ogni 3 settimane, proprio così quando mi capita, quando ho qualche novità da dirvi, come in questo momento porterò ovviamente anche dei vlog e magari, non so, quello che mi verrà in mente. Comunque arriveranno anche altri video, non di Clash Royale. Ribadisco per l'ennesima volta che almeno 2 video a settimana, ma anche 3, adesso dipende anche dall'università, ma comunque 2 video di Clash Royale a settimana sempre, più una live di Clash Royale sempre. Passiamo ora all'ultimo punto che mi chiedete davvero in tantissimi, ossia: perché ti chiami TV dei numeri?
Tra l'altro mi sono scelto anche Drake come nome perché io in realtà mi chiamo Di Riccardo e all'inizio volevo chiamarmi Di Rick, però poi mi sono reso conto che Di Rick suona proprio una merda. Allora ho detto, io mi devo trovare un suono, un qualcosa, una parola che concilia questi due suoni, ossia Di e Rick. Ho unito un po', mi sono ricordato anche di uno dei Super 4 di Pokémon Rubino che si chiamava proprio Drake. E allora mi sono chiamato Drake, che ricorda di Riccardo, il mio vero nome. E poi però non mi potevo chiamare solo Drake, perché c'è un cantante che si chiama come me, mannaggia, e quindi io già mi immaginavo tutti gli insulti, tutti i reclami per il copyright. Dovevo trovarmi anche un'altra cosa. Dato che nomi come XXXQQTVYPS The Best Qnat Drake mi sembravano un po' fuori luogo per la mia tenera età di quasi 24 anni, ho deciso di mettere prima del Drake un nome che però riguardasse il canale. E ho scelto TV dei numeri. E ora tu che stai guardando questo video ti stai chiedendo: Drake, ma cosa cazzo ti sei fumato quella sera per scegliere tra tutti i nomi del canale TV dei numeri? No, ragazzi, io in realtà non ho mai provato droghe nella mia vita e vi giuro che è vero, non mi sono mai drogato. In particolare, adesso vi spiego, avete presente quando siete a scuola? Avete un foglio da buttare, ma non avete voglia di arrivare fino al cestino. Allora ci fate una palla di carta, i casi sono due. O la fate mangiare al vostro compagno di banco, proprio la mettete in bocca e gliela fate ingoiare, oppure, se gli volete bene, prendete la pallina di carta e cercate di fare canestro a distanza nel cestino. Facciamo finta che voi volete bene al vostro compagno di banco e quindi scegliete la seconda ipotesi. Lanciate la pallina e fate canestro. Wow, grandissimi applausi a Gogo e il vostro compagno di banco, che ricordo che è ancora vivo perché gli volete bene, magari si sorprenderà e dirà: Wow, grande, bel numero che hai fatto. Oppure magari fai la verticale così dal nulla in mezzo a tutti, la gente reagisce così: Sti cazzi, complimenti, bel numero questo, bel numero. Insomma, ragazzi, per TV dei numeri intendo la TV dove vengono mostrati tutte quelle cose, tutte quelle abilità, tutti quei pezzi che fanno suscitare stupore a chi li guarda. Lo so, ragazzi, non ci sono riuscito per niente. All'inizio la mia intenzione era questa. Mi rendo conto che non ci sono riuscito anch'io, per carità. Anzi. È già tanto se pubblico un video che non faccia schifo a tutti i miei iscritti, quindi figuriamoci dire wow che bel numero dopo un mio video o magari dopo una bella giocata a Clash Royale per intenderci. Però vabbè, la mia intenzione all'inizio era questa. Insomma, ragazzi, questa è più o meno la mia storia e questa, ragazzi, sarà anche la storia nel breve futuro del mio canale. Ragazzi, voi cosa ne pensate? Avete qualche suggerimento da darmi? Se sì, scrivetelo qua nei commenti. Ragazzi, purtroppo, oppure per fortuna, se non sono stato bravo, questo vlog è giunto al termine. Io, come al solito, ti esorto a lasciare un like a questo video e di iscriverti al canale se ancora non l'hai fatto. Io sono Drake e spero che questo video ti sia piaciuto. Ragazzi, rimanete sintonizzati perché ne stiamo per vedere di così belle, ma di così belle che così belle non abbiamo mai viste. Ciao, ragazzi, vi voglio bene. Ciao!